A Lucio Battisti questa torta sarebbe piaciuta. Virtuale, noi stiamo per andare a mare, ma prima vogliamo. Posso vedere anche il mio due pezzi? Eh? Ma io prima. Vado in topless. Mi copro, sono tutta scollacciata. Ma prima volevamo lasciarvi un qualcosa di buono. Tacca la musica, maestro. Fiori rosa, fiori di pesco. La nostra cheesecake. Ciao Antonio, scusami, fiore di pesco. La nostra fiore di pesco, una sorta di cheesecake super light, molto genuina, super buona. Andiamo di là a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per preparare la nostra dolce fior di pesco, wow. Molto leggera, molto bella, elegante, uno splendido dolce senza troppi sensi di colpa. Bravo. Per prepararla occorreranno, io qui ne ho 4, ma penso che mi basteranno 3 confezioni di yogurt greco alla pesca, quindi contatene 3 confezioni perché 4 sono anche troppe. Sì. 2 confezioni di Philadelphia. Io ho scelto la versione light perché la voglio più leggera, ma voi potete usare anche quella normale. 2 buste, la gelatina in polvere, io la trovo comunemente in tutti i supermercati, questa l'ho presa alla Auchan, ma potete sostituirla con la più comune gelatina in fogli. Le quantità, o 2 bustine di questa o 2 bustine di questa per la ricetta, quindi 2 confezioni, qua dentro ce ne sono 3 bustine, invece ne prendete soltanto 2. Se non vi piacciono i derivati animali potete sostituirla anche con l'agar agar, che io non uso perché ha un retrogusto più forte che a Gabriele non piace particolarmente, a me però non disturba. Poi del latte per disciogliere la gelatina in polvere, quindi 2 scatole di pesche sciroppate, dell'essenza di vaniglia, dei biscotti per la base, io ho scelto i pavesini al cacao per creare un contrasto anche cromatico, ma anche di quel quid in più di sapore del cioccolato. Però se volete potete utilizzare biscotti oppure pavesini classici, quello che volete, i pavesini classici vanno più che bene, anche il pan di Spagna e della confettura alle pesche. Io qui ho la fior di frutta Rigoni Asiago senza zuccheri aggiunti, fantastica. Volendo, allora io penso che aggiungerò un pochino di zucchero, potete lasciarla anche senza zucchero perché già c'è lo zucchero dello yogurt, lo zucchero della confettura, ma se volete addolcirla ulteriormente un paio di cucchiai di zucchero di canna andranno più che bene. È un cucchiaio di essenza di vaniglia. Per la decorazione ci occorrerà qualche foglia di menta fresca e un prodotto lucidante. Al supermercato vendono la gelatina spray, potete anche usare lo sciroppo delle pesche. Io userò questa che si chiama Brill, serve di solito per lucidare il cioccolato perché è a base di gomma lacca, ma andrà benissimo lo stesso anche per la mia tortina. Voi cercate la gelatina spray, è della Fabbri e costa sui 7 euro ed è facilissima da usare. Oppure potete anche fare a meno di tutto ciò. In una ciotola versiamo le 2 vaschette di Philadelphia. Metto dentro anche 2 cucchiai di zucchero di canna a questo punto, il cucchiaio di essenza di vaniglia, un bel cucchiaione, anzi un cucchiaio, 2 cucchiai di marmellata che non poseremo perché dopo riuseremo, e ammorbidisco insieme, inglobo questi 3 ingredienti. A questo punto immettiamo anche lo yogurt greco, le 3 confezioni, e incorporiamo tutti gli ingredienti. Dopo aver creato questo bel composto morbido che viene da infilarci un dito dentro, adesso prendiamo la scatola delle pesche sciroppate, apriamola un pochino e versiamo lo sciroppo all'interno di un recipiente. Le pesche le useremo dopo. Apriamo i nostri pavesini e usiamo questo come bagna dei pavesini. No, sei un genio, non butti via niente. Non si butta via niente. Tipo tiramisù. Tipo tiramisù, brava. Non li sbricioli. No, non li sbriciolo in questa. Voglio che sostengano la fetta.
prendo un po' di latte, circa 150 grammi, e lo riscaldo. Io lo riscaldo al microonde, potete scaldarlo anche al fornello comune. Benissimo, il nostro latte è bello caldo. Adesso versiamo dentro la gelatina. Tieni. E sciogliamola. Versiamo il composto di latte e gelatina all'interno. Wow. Dei miei ingredienti ed incorporiamo il tutto ben bene. Siamo pronti per comporre la torta. Versiamo un primo strato, battiamo bene in modo che vada a prendere tutti gli interstizi, mescoliamo bene la nostra composta di frutta che andremo delicatamente appoggiare sulla superficie a creare una sorta di farcitura alle pesche. State attenti quando la adagiate, fate degli strati sottili, sennò andrebbe a fondo, insomma, invece noi vogliamo che rimanga sospesa. E adesso piano piano verso la rimanente parte. Lei adesso va in frigorifero per almeno 3 ore a riposare. Noi invece prepariamo la decorazione. Le roselline che dobbiamo creare sono roselline come questa. Come si fa? Si prende una mezza pesca, la si asciuga totalmente dello sciroppo in eccesso, quindi la si passa tra degli scottex, io ho qua dei tovagliolini di carta, e la si pone su un piattino. Quindi si comincia ad affettare in maniera molto sottile e leggermente obliqua la pesca. Più sottili saranno le fette, più facile sarà da modellare la rosellina. Fettina centrale e arrotolo e pongo al centro, così. Dopodiché, con le fettine successive, abbraccio quelle che ho messo e faccio sovrapporre i petali nelle congiunzioni, come quando costruiamo le rose su Arte per Te, uguale uguale. Le prime due vi verranno complicate, ma poi piano piano ci prenderete la mano e sarà facilissimo. E voilà, e anche questa rosellina è pronta per la nostra torta. Completo il piatto e ci vediamo dopo per la composizione. A questo punto la nostra tortina, dopo le 4 ore in frigorifero, da me è stata 4 ore, ma penso che 3 ore bastino, è più che pronta. E allora, wow, togliamo la cerniera, l'anello della torta, srotoliamo, wow, srotoliamo anche la carta forno. Prendiamo i nostri fiorellini che abbiamo fatto con tanta santa pazienza e cominciamo a comporli sopra la nostra torta. Io mi aiuterò con una forchettina per prenderli e spostarli. Wow, ma te è un amore solo con una. Sì, è vero. È vero, grazie, grazie. Mi fa piacere che tu apprezzi. Io apprezzo tutto di te. Grazie. Sai dove ho preso l'ispirazione per questa torta? Poi l'ho cambiata totalmente, da un video giapponese. C'era questa signora giapponese che faceva queste rose, sì, e mi ha ipnotizzato. Sembravano facilissime da fare in mano sua. Poi ho capito, come tutte le cose creative, che ci voleva un po' di esercizio. E comunque è facilissimo farle, posso assicurarvi. Vi ho fatto vedere come si fa. Se volete un video dedicato alla composizione di queste rose, ditemelo che ve lo faccio molto molto volentieri, perché queste sono bellissime per fare anche dei cupcake. Quindi chiedete e vi sarà dato. Guarniamo con qualche fogliolina di menta. Ed ecco il nostro cheesecake fior di pesco. Guardate che meraviglia. Adesso spruzzo il lucido. Perfetto.
E funziona, funziona. Certo, sì, questa è gomma lacca, quindi funziona. Quindi anche sui mobili. Anche sui mobili, perfetto, volendo, ma la gomma lacca è edibile, ragazzi. Quindi ecco qua la mia proposta per questo scampolo di primavera profumatissimo per tutti voi. Benissimo. La cheesecake fior di pesco, leggera, delicata, elegantissima. Per i genovesi fate la versione col basilico, giusto? Giusto, perché bene, no? Noi vi rimandiamo le foto e ci vediamo, vediamo dopo. Ciao. Ciao. Bene, quindi se non vi siete impauriti per la questione rose, provate anche voi questa. È facilissimo tosta. Fare la rosa, l'importante è asciugare bene la pesca con lo Scottex, perché sennò i petali non si attaccano l'uno all'altro, swishano via. Mentre se invece li preparate, metteteli tutti su un piatto e poi, avete visto, è anche facilissimo montarli sulla torta. Quindi è più a dirsi che non a farsi, provate per una torta coreograficissima che vi farà fare bellissima figura. Anche questa, una torta molto elegante e anche fine nella sua essenza, perché a fine pasto non è quella botta calorica troppo eccessiva che magari i commensali vedrebbero come un surplus, ma è qualcosa di buono, delicato, fine anche nei caldi pomeriggi estivi. Provate e poi mi direte. Ah, una cosa, se la volete con un tono leggermente meno acidulo, ma si fa per dire perché non è acidula neanche così, invece della Philadelphia Light usate la Philadelphia normale e verrà veramente super amabile come gusto. Detto ciò, basta, non ho nient'altro da dirvi che andate, provate e godetene. Bene amici, e noi ci vediamo presto sulle vostre tavole. Ciao! Ciao, ciao, buona domenica!